Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Leonatis di oggi, sono qui per aprire una cosa spettacolare. Allora ragazzi, ne è passato di tempo dal primo incontro tra Goku e Bulma e quest'anno Dragon Ball, il secondo capitolo della saga, compie 30 anni. E per celebrare questo evento lancio una collezione di action figure prodotte in resina metallica, che ritraggono gli eroi e i cattivi della saga. Quindi andiamo subito ad aprirlo. Allora, prima togliamo Goku e poi togliamo il cartone. Perché anche dietro il cartone c'è scritto una cosa molto interessante. E poi è bello anche da vedere. Quindi vediamo un po'. Allora, sono 18 statuine 3D alte 13 centimetri e sono disponibili già in edicola con Goku. E il prezzo di Goku è 14,99, poi non so per gli altri se cambierà, però adesso è questo. Allora, ci sono, vabbè, qui possiamo vedere la seconda uscita con Vegeta in edicola dal 9 settembre. Guardate che bello. Ok, poi qui possiamo vedere Goku, curata in ogni dettaglio, alta 13 cm, prodotto in resina metallica, altissima qualità. E poi qui vediamo le altre cose. Allora, prima di iniziare, però vediamo un po' perché poi non si vede l'inquadratura. Queste saranno tutte le altre che usciranno. Che usciranno poi. Qui possiamo vedere che il 16 settembre uscirà Junior. Io preferisco chiamarlo Junior. Poi uscirà Krillin, poi la sfera del drago, Gohan, Freezer, forma finale, Freezer, terza forma, Gohan, Trunks del futuro, C16, 17, 18, Mr. Satan, Cell, Vegeta Super Saiyan, Cell perfetto, Gohan Super Saiyan, Goku Super Saiyan, Majin Buu, Trunks, Gogeta, Gotenks, Goku Super Saiyan 3, Vegeta, Majin Buu e Gogeta Sfera, no, sì, Gogeta, Goku Sfera, Genkidama. Vi lascerò qui, mettete pure pausa per scrivervi le varie date. Ok, e adesso scusate se sto morendo di caldo. Andiamo a vedere questo Goku spettacolare. Andiamo prima un po' a vedere la scatola. Qui possiamo vedere Goku Super Saiyan, veramente molto carina. Con la scritta Dragon Ball Z. Dietro possiamo vedere il Dragon Shenron, ma ragazzi, non so se si vede. Ok, adesso si dovrebbe vedere. Guarda quanto è bello. Poi Goku normale. Qui niente, sopra abbiamo la scritta e dentro andiamo qua. Quindi andiamo subito ad aprirlo. Sarebbe bello anche lasciarlo chiuso, però io preferisco vedere la cos'è? Vedere la action figure e mi sono dimenticato le forbici. Ok, questo buttiamo via, shosh. Allora, andiamo a estrarre Goku, vediamo un po' come si toglie, così, perfettamente. Oh, cacchio, aspetta, non volevo togliere così, però. Ok, ragazzi. Eccolo qui, Goku. Vediamo un po' sotto che c'è scritto. Build Studio, so che è fabbricato e disposto da... Ok, va bene. Ragazzi, allora, così vai, la scatola la mettiamo qui. Così, vedete, tipo un contenitore, così almeno potete tenerlo anche al sicuro dentro la scatola. E adesso che abbiamo inquadratura per vedere meglio questo Goku. Andiamo da più vicino Goku, quindi vediamo un po', partiamo sotto, qui c'è scritto prima di tutto il suo nome Goku. Poi guardate che dettaglio, guardate le scarpe, ops, mi sta cadendo la cosa. Non cadermi, stai fermo, senti, va qua, via. Non fate caso a qui dietro. Comunque, allora, guardate le scarpe, che dettagli, molto molto bella. Poi vediamo sopra i pantaloncini, fantastici. Guardate tutto il retro. Poi qui, aspetta, mi metti a fuoco che non si vede niente. Ok, i muscoli, che dettagli. Lo metti a fuoco, grazie che lo metti a fuoco, mi fa piacere. Ok, messa a fuoco fatta, i muscoli, i polsini, i pugni. Poi la faccia di Goku, ragazzi, guardate qua. Grazie che lo metti a fuoco, ti ringrazio tantissimo, telefono. E poi, vabbè, i capelli, eccetera. Guardate qua che belli, ragazzi. Beh, vediamo per l'ultima volta la statuina. Ok, ragazzi.
Oh, ragazzi, se devo essere sincero, non sapevo neanche dell'esistenza di questo action figure. Ero andato in edicola per comprare l'espansione di Pokémon Destini Sfuggenti che non ho ancora trovato. Cioè, da venerdì che sto cercando, non ho ancora trovato. Ho cercato, cioè, tipo in tre GameStop diverse, due Mondadori e due Toys, giusto per vedere. E mi sono imbattuto in questa bellissima action figure in resina metallica. Vediamo un po'. Sentite? Anche fatta molto bene, poi la scatola in cui era rinchiusa era anche questa fantastica da vedere. Ovviamente andrò a spacchettare anche Vegeta e tutti gli altri che usciranno nei prossimi mesi e anche l'anno prossimo. Aspetta, questo è giusto. Sto messo giù. Aspetta, ragazzi, un attimo, sto mettendo giusto o al contrario? Ok, è giusto. Spero che questo video vi sia piaciuto un'altra volta. Lasciate like, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e rimanete connessi perché il mese prossimo, ovvero fra 2 settimane circa, andremo a spacchettare anche Vegeta. Ovviamente magari ci sarà uno scenario migliore, visto che l'ho comprato oggi, non sapevo bene cosa mettere come sfondo, niente. Quindi, ciao!